Bene, allora, signori, facciamo il punto della situazione. Dunque, questo Redding è il bassista del gruppo, giusto? È un bravo ragazzo ed è adatto al ruolo. Bene, e il batterista? Abbiamo detto che sarà una formazione a tre, o sbaglio? Sì, stiamo ancora cercando il batterista. Fate in fretta. Stiamo perdendo tempo. E perdere tempo è perdere denaro, lo sapete. Ci sono un paio di cose che... Jimi Hendrix and the Experience. Sì, bello, mi piace. Ah, sì? E lui è Jimmy, J-E-M-A. Sì, mi piace come suona. È stato un piacere farmi venire quest'idea. No, il tuo successo sarà il tuo grazie. Ci sono un paio di cose di cui dovremmo discutere, in realtà. Ditemi pure. Vedi, io ho qualche contratto in ballo. Li ho firmati quando cercavo di fare un Stavamo po' di... Stavamo ascoltando dei vecchi dischi e Jimmy mi ha rivelato che lui... Roba che facevo tanto per suonare in giro, niente Spiegami, di serio, che tutto. Intendi con qualche contratto? Ho fatto un disco con Curtis Knight e ho dovuto firmare qualcosa, ma avevo un ruolo di secondo piano, niente di... Ha un niente paio di contratti, perché... tecnicamente vincolato, però... Sì, ne ho un altro, con un altro tizio, ma solo come session man. Mm. E... Ma non ti Fermo devi un attimo, quando di dici niente. Un altro tizio, a chi ti riferisci? A Jackie Murray. Jackie? Sì. Bene. Direi che la situazione si complica notevolmente. E dovrò arrivare fino in America per risolverla. Risolverla? The Jimi Hendrix Experience. Sì, suona meglio, è più diretto, più semplice e più veloce. Dice tutto in poche parole. Spero tu sia d'accordo con me, Jimmy. Risparmieremo sul vocabolario? Sì, certo. Lo sai? Quando tornerò dall'America potrei avere un nuovo contratto discografico per te. Quindi datevi da fare e mettete insieme l'experience.